Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Martedì 22 novembre 2022, Santa Cecilia, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Una attività di ristorazione di Ostuni esercitava la somministrazione di alimenti e bevande sul posto in assenza delle autorizzazioni previste con presenza di avventori intenti a consumare. Il personale della Polizia Amministrativa della Questura di Brindisi, unitamente al personale del commissariato di Ostuni e della Polizia Locale, ha riscontrato anche l'esistenza di opere strutturali abusive. Elevati verbali per violazione amministrativa e il titolare è stato segnalato all'autorità giudiziaria per abusivismo edilizio. Lorenzo Goglio, di 12 anni, frequentante il plesso Orlandini Barnaba della scuola secondaria di primo grado Barnaba Bosco di Ostuni, è il nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze per il biennio 2022-2024. L'elezione è avvenuta ieri presso la Sala dei Sindaci del Palazzo di Città, fra la gioia e l'emozione di tutti i presenti. Le interviste di Renato D'Amico. Questo pomeriggio presso la Sala dei Sindaci del Palazzo di Città d'Ostuni si è tenuta l'elezione del nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ostuni, un progetto del Comune di Ostuni, settore politiche sociali ed educative, gestito dall'Associazione Culturale e Ricreativa Ragazzi al Centro. Ma andiamo a conoscere proprio il neo eletto sindaco dei ragazzi. Sono Goglio Lorenzo, sono del plesso Barnaba e sono stato eletto magari per le mie idee che sono piaciute molto agli altri. Queste idee sono per esempio aumentare l'organico delle forze dell'ordine e delle telecamere così da garantire sicurezza a tutti i cittadini ostunesi e i ragazzi. Poi un'altra cosa che ho trattato molto è la tematica dell'ambiente, che magari invogliare i ragazzi nella raccolta della plastica dei nostri territori, che ormai è come se ci stia soffocando, e così almeno da ripulire i nostri territori. E magari io non ho citato la biblioteca comunale, che da come si è saputo, meno male, la riapriranno a breve, perché questo è opera dell'ex consiglio comunale dei ragazzi. Io li ringrazio molto. Un'altra delle mie idee è quella di aggiungere aree gioco per i ragazzi, che degli sport più comuni, tipo il basket, poi pure un circolo da golf, o calcio e paddle, che è un nuovo sport. Vi ringrazio davvero tantissimo per questa intervista, ringrazio tutti, pure Renato e Adriana. E poi ringrazio pure l'ex consiglio comunale dei ragazzi e tutti quelli che mi hanno votato e non, perché comunque mi hanno sostenuto in modo loro. Poi ringrazio un ringraziamento a tutti i genitori che comunque ci hanno assistiti lungo questo inizio di percorso e soprattutto a questa presentazione. Un grazie a tutti. Grazie Lorenzo, ma ascoltiamo anche l'altro candidato sindaco, che in automatico, secondo il nostro regolamento, è il vice sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ostuni. Presentati tu. Buonasera, io sono Marco De Vincentis e sono il vice sindaco, vengo dal Plesso Bosco. Le mie idee principalmente erano di rendere Ostuni bella e pulita, infatti aumentare il numero dei cestini, magari anche fare in tutti gli spazi, e fare anche la raccolta differenziata nelle scuole e negli ambienti pubblici. Avevo anche pensato a recuperare i posti abbandonati e trascurati e ristrutturarli o trasformarli in campi da calcio, basket, paddle, come aveva detto lui, che si sta diffondendo, ma anche skate park che non sono presenti in questo paese. Ringrazio tutti, i genitori, il consiglio comunale e il vecchio consiglio comunale. Grazie Marco, buon lavoro e sicuramente verranno fuori delle bellissime cose dall'intero consiglio neoeletto nella scorsa settimana.
Al villaggio SOS di Ostuni è stato conferito il premio speciale per il programma Mamma e Bambino nell'ambito del riconoscimento internazionale Semplicemente Donna, tenutosi a Castiglion Fiorentino, rivolto a donne con i loro figli provenienti da situazioni di fragilità e vulnerabilità che la struttura pugliese accoglie in un luogo sicuro per ricominciare a vivere. A ritirare il premio è stata Anna Rita Orfino, direttrice del villaggio SOS di Ostuni. Queste le sue parole. Il riconoscimento ci onora e ci sprona a rinnovare le forze e lo spirito con cui affrontiamo ogni giorno il nostro lavoro. Accogliere una donna in situazione di fragilità e vulnerabilità con il proprio figlio è una grande responsabilità. Oggi, presso la chiesa di Santa Maria della Stella, si celebra Santa Cecilia, protettrice dei musicisti. Saranno ricordati nella messa delle 18 i nostri concittadini musicisti: Antonio Le Grottaglie, Giovanni Francioso, Pierangelo Colucci, il maestro Giovanni Calò e il maestro Alfredo Lofino, al quale sarà dedicato il concerto in programma alle 18.30 con Marzia Sabarizzi, soprano, Antonella Cavallo, violino e Lucia Ignone, organo. Sarà consentito parcheggiare in viale Oronzo 40 nei pressi della chiesa con entrata e uscita lato Cinema Roma. Il bollettino di ieri registra 449 contagi in Puglia e un decesso, 33 casi Covid nella nostra provincia. Si è spento all'età di 83 anni Giovanni Lococciolo. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 10 nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie. Sentite condoglianze ai familiari. La farmacia di Corso Mazzini effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo: una nuova perturbazione raggiunge la nostra provincia, apportando un peggioramento del tempo. Temperature in calo, venti forti da sud-ovest, mari molto mossi. Citazione odierna: le persone strane dovrebbero essere apprezzate se riescono a fare qualcosa che gli altri non possono fare. Grazie per aver preferito la nostra informazione.